Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi andrò a montare finalmente gli Angel Ace sul BMW e è un'operazione molto semplice su questa macchina, l'ho già fatto su un faro. Veramente l'effetto è molto bello e non ci vuole neanche troppissimo tempo, diciamo, anzi più che livello di tempistica, livello di difficoltà è molto basso in quanto non c'è bisogno di fare procedure particolari per aprire i fari, lo vedremo insieme. Inoltre pure per smontarli ci vuole veramente poco tempo. Quindi vi faccio vedere giusto velocemente gli Angel che ho comprato. Due sono già montati, sono questi qua già preformati per il faro del BMW e hanno anche la resistenza con tre cavi. Vedete tre cavi perché questi Angel hanno due colori, sono bicolor. Possono essere o bianchi o ambra e un cavo si può collegare volendo alla freccia così che gli Angel flashino insieme alle frecce quando uno mette gli indicatori di posizione. Detto questo, ragazzi, io direi di cominciare subito con il montaggio. Ok ragazzi, finalmente ho finito di montare tutto, i fari sono venuti veramente bene, un capolavoro è venuto,
Mi dispiace che dovrò andare a riaprirli prossimamente per andare a montare i lenticolari, però ci vuole veramente zero. Allora, unico appunto, praticamente ho dovuto rifare i collegamenti in questa maniera. Praticamente ho dovuto crimpare dei fasten sui fili, li ho inseriti direttamente nel connettore e ho messo della colla a caldo per praticamente tenerli bloccati. Ho dato una sistemata dietro così praticamente non si vede nulla, perlomeno quasi nulla, pure da quest'altra parte. Stesso identico lavoro qua sotto. Ok, come avrete potuto vedere sono veramente belli, guardate qui che robetta, sono praticamente color ambra, belli vintage ma danno comunque quel tocco moderno, mi piacciono. Quindi ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un bel mi piace qua sotto, vi lascio il link degli Angel Ace in descrizione così potete consultare e magari acquistarli se anche voi avete un BMW E46 prima serie come il mio. Detto questo, spero il video vi sia piaciuto, iscrivetevi ovviamente al mio canale YouTube, seguitemi su Instagram MitchTuning, per questo video è tutto, MitchTuning vi saluta, ciao a tutti ragazzi! We'll be right back.